プです。Amici sportivi di CTS Azzurra Channel, appassionati di basket, bentornati ad Overtime, il basket palermitano in TV, ormai 19esimo appuntamento di questa prima stagione dell'unico format che vi dà tutte le notizie, tutte le immagini, tutti gli ultimissimi avvenimenti del basket palermitano del capoluogo, appunto quello che riguarda Aquila Palermo, Green Basket e Maddalena Vision in A2 femminile, in C rispettivamente e in B maschile. Anche questa settimana tantissime immagini dai campi delle squadre che seguiamo, anche un gradito ospite come sempre nella nostra trasmissione. Allora ringrazio e saluto Giuseppe Terrasi, allenatore e consigliere regionale Federazione Italiana Pallacanestro. Buonasera a tutti. Buonasera coach, benvenuto. Sappiamo, come tanti altri, che tu volevi da tanto venire qui da me, negli studi, insomma. Sì, ma non sono stato bravo come tanti altri, visto che mi avete invitato solo alla 19esima puntata. No, allora non è che sei dovuto, siamo proprio alla fine della stagione. Vuoi metterla alla bagarre, diciamo, di bassa lega. Vabbè, ti dico, carità, subito, no, che io ammetto pertanto di essere stato preceduto da grandi personaggi. No, vabbè, non è tanto quello. C'è nessun problema. E che per tanto tempo ho provato a farti venire, ma tu hai detto sempre no. Quindi, diciamo, in questo caso volevo prima ascoltare quello che dicevano gli altri. Volevo arrivare preparato. Avete capito, insomma, che la trasmissione sarà un po' su questo tono, come sempre. D'altronde, noi ci piace tanto vedere il basket e divertirci. Allora andiamo subito a ripiegare quello che è accaduto in Serie B, terzo campionato nazionale di pallacanestro, 27esima giornata, stiamo per volgere al termine, ne mancano solo 3 alla fine della stagione regolare. Eurobasket Roma, Stella Azzurra Viterbo 86-55, vince in trasferta Cassino e conserva il terzo posto contro Scafatio 60-81. Poi è successo anche per la Luis Roma, che non ferma la sua incredibile corsa a Scauri 79-87, Catanzaro batte di misura Maddaloni 81-78, poi Aquila Palermo che torna a vincere al Palamanghero 93-75 su Isernia, Stella Azzurra Roma Fondi 90-58, poi Empoli Venafro 82-63, riposa palestrina. Perché? Perché lo sappiamo, Napoli è stata esclusa proprio dalla FIP per il mancato pagamento della quinta rata. Tutte le partite di Napoli non valgono niente in questa stagione, come se Napoli non fosse mai esistita. Questo ne comporta una classifica che è stata stravolta, andiamo a vedere, perché tante squadre hanno perso dei punti, tra tutti Aquila Palermo che ne ha persi 2, quelli della vittoria alla seconda giornata proprio contro Napoli. Sparisce dunque Napoli, Eurobasket Roma 46, prima, incontrastata, Palestrina 40, Cassino adesso, terza, ha scavalcato Aquila in virtù proprio di questa esclusione, quindi non ha colpe Aquila in questo sorpasso, a 38, poi Palermitani di Tucci a 36, Scauri 32, Scafati 30, Empoli e Catanzaro, che è rientrato così nei playoff a 28, poi Luis Roma 26, estromessa da questa corsa, Luis Roma che ha fatto davvero una rincorsa incredibile, potrebbe restare fuori dai playoff. Stella Azzurra Roma e Stella Azzurra Viterbo 28-18, Maddaloni 14, Isernia, Venafro 8, 6 fondi, Napoli come detto esclusa, non ci sarà retrocessione diretta dalla Serie B, le ultime 4, Maddaloni, Isernia, Venafro e Fondi al momento farebbero i play-out per decidere altre 2 retrocessioni, a quelle appunto che poi vedranno la Serie C. Noi però ci concentriamo adesso con tutte le immagini e le emozioni messe in musica di Aquila Isernia, tornata alla vittoria per i biancorossi. Y'all ready for this? Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash. But I got you, baby. Just you. Clamorosa. I don't need no money. You're worth more than more. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need no money.
Cozzoli contro Guagliardi, le finte di Cozzoli che si alza da tre, lo mette! Smorra per Esposito, grande appoggio a canestro, è il fallo. E Antonelli si fa anche male e resta a terra. Ancora Requena, dentro per Azzaro forse un poco Aquila. Requena si alza da tre mani in faccia, Federico Requena, gran tripla! Perde palla, forse ha chiesto un po' troppo anche perché il baricentro suo è molto alto. Cozzoli da tre! Lo mette Marcello Cozzoli con Sansone, lo show di Requena. Esposito che balla in campo. Sansone da tre, lo mette, gran tripla. D'Emidio sfruttato, D'Emidio ancora fino in fondo. Edoardo D'Emidio prende il rimbalzo, gran giocata di Edoardo D'Emidio, buona difesa, fa ripartire Cozzoli. Quando venga accanto a lui, Cozzoli fino in fondo. La palla è per Azzaro nel pitturato contro Esposito. Azzaro si gira, ancora Azzaro, gran giocata. Me and you girl, you and me, drop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free, cause anytime you whine and catch it, the selector pull it. Ondo Menger, grandissimo rimbalzo. Ancora il tentativo da tre che non va, sfortunati Serri. Urbani col pallone nella nuca, Werlick ruba la merenda e mette due punti. Appoggiando al vetro, qui si allunga anche la difesa di Sernia. Hanno ancora fame, cosa perché i Serni allunga la difesa, Guagliardi mette altri due punti. Ancora Urbani prova a chiudere la strada, Esposito però, però ci ripensa Merletto. Allora palleggio tra le gambe, Merletto ancora 6 secondi, Merletto fino in fondo, Daniele Merletto che può creare il tocco decisivo. Aquila Palermo, D'Emidio manda al bar tutta la difesa. Merletto, bloccone di Requena, ancora Merletto, si apre per un Domenghe, l'ha visto solo lui, un Domenghe. Cozzoli, la gran tripla. D'Emidio, si muove Cozzoli, sempre fuori dai blocchi. Cozzoli si alza, da tre ancora! Ancora Marcello Cozzoli! Che per l'altro giovane di Aquila. Cozzoli, assist di Giardina, da tre, lo mette! Finisce qua Aquila Palermo, batte il Globo Isernia per 93-75. E insomma vittoria non senza qualche patema, soprattutto nel primo quarto, anche nella prima parte del secondo. Coach Terrasi, un paio di dati, tu ovviamente c'eri, la puoi commentare con noi. 20 punti di Marcello Cozzoli, 6 su 10 da 3, tornato il capitano biancorosso dopo due mesi in realtà dalla lussazione della spalla, è stato tanto aspettato, sta continuando ovviamente il suo percorso di preparazione in vista dei playoff. Ci sono i 19 punti di Alessandro Azzaro con Riccardo Antonelli, che l'abbiamo visto è rimasto infortunato, dunque non ha concluso la partita, non ci sono complicazioni per lui, lo abbiamo anche appreso dal sito di Aquila a Palermo, solamente una brutta botta, il ragazzo soffre alla schiena di queste cose. 17 punti, doppia doppia per Federico Requena con 17 punti e 14 rimbalzi. Insomma, coach, comunque una gara non facile, perché l'approccio di Serni è stato molto importante, poi però alla lunga è venuta fuori la fisicità, anche l'atletismo dei biancorossi. In questo periodo della stagione sono parzialmente cancellati i valori che la classifica potrebbe dare, nel senso che ci sono squadre che hanno degli obiettivi ben precisi. Serni, anche alla luce dell'espulsione di Napoli, è rientrata in gioco addirittura per una classifica migliore, gli consenta di fare un play-out migliore, e quindi è venuto a Palermo non in gita ma per giocarsi la sua onesta partita, e devo dire che è anche complice un nostro approccio non eccezionale dal punto di vista difensivo nel primo quarto, ci ha messo in difficoltà. Poi è chiaro che all'interno di una partita emergono i valori tecnici che ci stanno, però in questo periodo soprattutto non ci sono partite scontate in base ai valori che darebbe la classifica. Ecco, diciamo sempre con Giuseppe Terrasi, che lo ricordiamo, oltre ad essere consigliere regionale FIP, è anche collaboratore tecnico di Aquila a Palermo, dunque tu lavori comunque a stretto contatto con lo staff tecnico di coach Tucci. Al di là della partita, adesso ovviamente, quanto è cambiato il campionato proprio con questa esclusione, che per la verità era nell'aria? Probabilmente qualcuno ha anche detto, si poteva pensare prima, no? Magari durante il mercato anche a chiudere questa esperienza di Napoli, ricordiamolo, insomma,
sesta, mi sembra, fallimento, comunque esclusione in otto anni. Non ricordo se sei, sì, credo sei problemi, chiamiamoli così, in otto anni in Napoli. Si è un po' delegittimato tutto quanto il campionato, perché davvero andare a cambiare la classifica quattro giornate dalla fine della stagione regolare è qualcosa che comunque veramente non fa bene agli equilibri del campionato. Credo che ci sia un discorso abbastanza complicato da fare e magari lo facciamo in breve per non addettissimi ai lavori. Certo. Il problema è fondamentalmente uno: dal punto di vista della federazione, finché una società non ha delle pendenze economiche ed è garantita dalle fideiussioni, la squadra gioca. Certo. Ci sono delle scadenze nel corso della stagione, se la società è inadempiente a una di queste scadenze ha dei tempi per rientrare, se non rientra in tempo ha una prima penalizzazione, una seconda penalizzazione e poi l'esclusione dal campionato. Purtroppo, tra virgolette, in un sistema dilettantistico questo è l'unico strumento che c'è nelle mani di una federazione sportiva. Per tutelarsi ovviamente, sì, in qualche modo. Poi possiamo anche discutere sull'entità eventuale di una fideiussione diversa, eccetera, eccetera. Però in atto la situazione è questa. Napoli, nonostante ritardi, pagamenti e tutt'altro, problematiche legate anche alla gestione dell'impianto, rumors abbastanza diffusi, era in regola con i pagamenti nei confronti della FIP fino alla quinta rata. La quinta rata non è stata pagata, è scaduto il termine entro cui potevano pagare, avevano già avuto una penalizzazione di due punti in classifica, a quel punto scatta l'espulsione. L'espulsione purtroppo per gli altri è scattata a quattro giornate dal termine e questo è una cosa che dà una sensazione eclatante al fatto. Se fosse successa alla fine del giorno d'andata, probabilmente avrebbe pesato meno anche sugli equilibri del campionato. Però, vi ripeto, purtroppo gli strumenti, chiamiamoli giuridici, in mano a una federazione, in questo momento sono soltanto questi. Chiaramente, e questo comunque ha fatto sì che il campionato cambiasse. Adesso Palestrina è la seconda forza del campionato, Aquila in questo momento è quarta, ma con la possibilità di finire terza. In realtà perché c'è l'ultima gara a Cassino, hai il vantaggio, Aquila ha vinto l'andata in casa anche abbastanza agevolmente. Diciamo che in questo momento il destino di Aquila è nelle mani di Aquila. Sì, esatto. Perché se Aquila vince le restanti tre partite, Aquila finisce terza, Cassino finisce quarta. Vincere significa andare a vincere a Cassino l'ultima giornata, avere il 2-0 su Cassino. Questa cosa comporta a livello di playoff, diciamolo, ovviamente giochi in casa in ogni caso cambia soltanto l'avversario. Sì, dalla semifinale. Perché se arrivi quarto al primo turno hai la bella in casa al primo turno, se arrivi terzo hai la bella in casa al primo turno, però se arrivi quarto giochi con la quinta, se arrivi terzo giochi con la sesta. Quindi in buona sostanza, ovviamente sì, questi sono i quarti di finale. Verità, poi in semifinale, nel secondo turno, la quarta gioca con la prima, chiaro. La terza gioca con la seconda, i valori sono un pochino diversi. Insomma, comunque può cambiare anche in questo senso. In linea generica, i ragazzi di Aquila Palermo, come li vedi, coach? Sappiamo che comunque il playoff è un altro campionato, è come se ricominciasse. Sono anche partite completamente diverse dalla stagione regolare, un po' più simili in realtà con la seconda parte della stagione regolare, sicuramente non con la prima, dove eravamo abituati comunque a risultati abbastanza ampi e alti. Qual è il percorso che può fare Aquila Palermo? Su cosa dovrebbe puntare coach Tucci? Ma io credo che il condizionale lo scarterei, perché lo staff lavora da tempo in preparazione dei playoff, e quindi quantomeno sono sicuro che noi non arriveremo impreparato o con i lavori in corso ai playoff. Arriveremo abbastanza pronti e preparati. Fra l'altro la squadra da questo punto di vista è molto maturata e molto migliorata, tenendo anche conto che Aquila è passata attraverso dei passaggi che hanno consentito, al contrario di Napoli, di mantenere la Serie B a Palermo, perché non dimentichiamoci che sono state fatte delle scelte che alla lunga, non per dedicare
una carezza alla dirigenza, però alla lunga, anche alla luce di quello che è successo a Napoli, si sono dimostrate giuste e vincenti. Poi c'erano anche altre squadre, insomma, che avevano tacciato Aquila di falsare comunque il campionato. In realtà adesso hanno anche preso dei giocatori da Napoli, quindi insomma comunque lasciamo stare, vabbè. Chi è senza peccato scagli la prima tripla, però paghi in tempo. Qui c'è un consigliere regionale della FIP, quindi il primo interessato anche a livello economico. Ci permettiamo di scherzare perché non sono fatti nostri, ma sono di Napoli, lo diciamo così biecamente. Coach, abbiamo detto, hai un ruolo importante in federazione. Il 13 e 14 ci sono stati, il 13 marzo in realtà, insieme al 14 che c'è stata un'altra giornata, ci sono state le giornate azzurre in Sicilia. Una giornata importante, un evento importante per la FIP con tanti volti noti a livello nazionale. Noi abbiamo messo insieme un servizio appunto sul Clinic che c'è stato a Palermo a livello giovanile. Allora andiamo a vederlo, poi ne parliamo insieme. Gli argomenti, andiamo subito a parlare di Clinic, quindi quello che vi raccontiamo con questa nuova letti e visti con lo sguardo della pallacanestro sono i fondamentali, sono gli obiettivi tecnici che devono essere sviluppati. Il mini basket si pone all'interno dei clinic integrati per far riflettere gli istruttori su quanta attenzione deve essere messa invece ai prerequisiti della pallacanestro. Cioè, se la pallacanestro può permettersi di definire la tecnica, di pulire la tecnica, come dicono i coach, a noi il compito di fare in modo che le capacità motorie che vengono sviluppate nel mini basket consentono a questi ragazzi poi di perfezionare il loro apprendimento tecnico. Quindi noi useremo quei fondamentali citati come strumento per allenare le capacità motorie. La parola stravolgere ci sta nella misura in cui non siamo stati abituati a capire che effettivamente siamo nello stesso mondo, nella stessa prospettiva, nello stesso contesto. Noi vogliamo che i bambini incomincino nel mini basket a innamorarsi di un gioco che poi può diventare uno sport. Chi ha sempre pensato che il mini basket fosse una sorta di contenitore nel quale far pascolare i bambini e poi dopo inizia le cose serie, dopo i 12-13 anni a fare la pallacanestro, non ha capito il senso del nostro lavoro. Quindi in questo caso può essere stravolgente il messaggio. Insomma, belle immagini con tanti giovani, giovanissimi, una bella manifestazione quella delle giornate azzurre. Coach Giuseppe Terrasi, tu fai tantissimo perché sei anche allenatore dell'Under 13 del Ginic Club, una delle società insomma con più storia a livello mini basket. Quanto è stata importante quella giornata, quanto è importante il lavoro che si fa proprio con il mini basket a livello federale e quali sono, insomma, per quanto riguarda FIP Sicilia, i prossimi eventi da organizzare? Ma intanto la giornata azzurra a Palermo è stata una giornata abbastanza particolare perché si è intravisto in tribuna, c'erano circa 200 persone, tra 200 addetti ai lavori, non genitori, certo, o occasionali, erano 200 tra istruttori e allenatori che hanno partecipato al clinic e hanno assistito anche agli allenamenti. Quello che FIP con il settore tecnico, il settore squadra nazionale, collaborazione con il settore mini basket da qualche anno cerca di fare è quello di dare gli strumenti agli istruttori e agli allenatori per considerare un processo continuativo didattico per accompagnare i ragazzi, i bambini dal mini basket alla pallacanestro.
considerando che la pallacanestro non deve essere un mondo a sé stante e il mini basket non deve essere un mondo a sé stante. L'incontro fra questi due mondi ha portato col tempo, sta portando grossi miglioramenti dal punto di vista della qualità, anche e soprattutto nelle prime fasce dell'attività giovanile. Perché il passaggio dal mini basket alla pallacanestro avviene in maniera più graduale se l'istruttore accompagna anche dal punto di vista tecnico il bambino alla pallacanestro. Non più allenatori prestati al mini basket, ma allenatori di mini basket. Istruttori, educatori di mini basket. Va benissimo, non c'è tempo per parlare del trofeo delle regioni, quindi glisserei, quindi diciamo va benissimo così. Andiamo invece in Serie C maschile. Il trofeo delle regioni, non è successo niente con la maschile, abbiamo fatto un buon risultato. Ecco, a quello femminile sì, volevamo dirlo, soltanto, spettacolare. Soltanto una battuta, allora, così. Allora, partiamo dal risultato meno eclatante. Cioè, a guardarlo, il 15° posto della rappresentativa maschile è un risultato deludente. Io ho avuto la fortuna di fare gli ultimi due trofei della regione come accompagnatore, quindi ho visto sia l'annata 2001 che l'annata 2002. Le annate, soprattutto in una regione come la nostra, che non ha grandissima quantità, le annate possono essere diverse, sono molto spesso diverse, e quindi i risultati sono anche frutto della qualità intrinseca nell'annata. Obiettivamente noi avevamo un'annata più debole rispetto a quella dell'anno scorso, però alla fine il risultato finale è il risultato di una formula, in qualche maniera, non voglio né nascondere l'evidenza né essere polemico, però l'anno scorso abbiamo vinto la partita chiave, abbiamo vinto la partita chiave, siamo arrivati dodicesimi. Quest'anno abbiamo perso la partita chiave, abbiamo vinto due partite, quindi una partita in più rispetto all'anno scorso, siamo arrivati quindicesimi. Quindi la formula è anche rivedibile. In più, a livello femminile però è andata molto bene. Sì, voglio dirti, in più rispetto all'anno scorso, a parte la prima partita che per noi è sempre, tra virgolette, diversa, strana, poi alla fine non abbiamo sbracato contro nessuno. La femminile ha una formula diversa. La femminile abbiamo fatto un grandissimo risultato, un risultato che forse verrà apprezzato di più col tempo, perché negli ultimi, da quando esiste il trofeo delle regioni, se non ricordo male, la Sicilia femminile non era mai andata entro le prime 10, 8, 10 squadre. In questa cosa è stato secondo posto finale, purtroppo con la palla, con il tiro per vincere. Con il tiro per vincere, davvero un peccato, ma insieme una grandissima soddisfazione per la pallacanestro siciliana, femminile ovviamente, giovanile, questo bellissimo risultato al trofeo delle regioni. Dicevamo, abbiamo pochissimo tempo, ma l'abbiamo assolutamente per parlare di Green Basket, Serie C maschile, risultati e classifica del 28° turno, manca davvero poco alla fine. Ragusa, Licata 86-73, Santa Croce Camerina, Messina 83-77, Aretusa vince ancora di 10 contro Gravino 81-71, poi Patti che vince di misura contro Costa d'Orlando 62-60, continua a stravincere lo Zannella che macina il Cuscatania 98-43, vince anche Giarre agevolmente, perde il Green Basket in casa, stagione ormai finita, insomma si trascina anche un pochettino. Canicattì vince 90-58 al Palo Don Bosco, Peppino Cocuzza, Piero Lepre Group, Spadaforo 88-85 per una classifica che vede saldamente sempre in testa lo Zannella Cefalù, a ruota segue ovviamente Patti, la classifica che adesso vi proponiamo: 52 punti per Cefalù, 50 per Patti, 48 per Costa d'Orlando, 44 per Aretusa, 40 Canicattì, il Green fermo a 34, 30 per Licata, 26 per Peppino Cocuzza, 24 Ragusa, poi 22 Gravina, 20 Spadafora, a seguire le altre con Milas che chiude a 2 punti. Siamo in grado anche di farvi vedere le immagini della sconfitta del Green Basket proprio contro Canicattì, 58-90, ce le gustiamo insieme. We'll be right back.
E insomma, sicuramente brutta sconfitta per il Green Basket di Coach Bonanno, peraltro espulso, doppio tecnico, nel finale grande concitazione per un arbitraggio che il Green insomma non definisce sicuramente linearissimo, però lo diciamo sottovoce che qua abbiamo la FIP. 16 punti di Gullo, tu non c'eri, va benissimo. 16 punti di Gullo non bastano, qui 15 di Lombardo, 9 anche per il giovane Cerrasola. Per Canicattì, giusti 24 punti, Garner 20, insomma, sicuramente non un finale di campionato felicissimo per il Green Basket. Passiamo in A2 femminile, Madrena Vision, purtroppo perde anche la squadra di Coach Torriero, vince invece Castella Mare di Stabia che batte la capolista La Spezia 66-74, poi Bologna perde male, Adriano Irpino 6-3-4-6, la Madrena Vision 68-59 a Viareggio per una classifica che vede adesso complicarsi anche un po' le cose nella lotta playoff. Lo andiamo a vedere insieme a voi, la classifica della 2 quando manca un turno solamente alla fine della stagione regolare, poi ovviamente saranno playoff, 48 per la Spezia, ormai tranquilla, Ferrara 44, 32 per Castel San Pietro, 30 per Bologna e Madrena Vision, e qui ci sarà una lotta fino all'ultimo per capire anche il piazzamento nei playoff, 28 per Castellammare di Stabia, Empoli 24, Renepino 24, 22 per Civitanova e Viareggio, 20 Viterbo, chiudono Brindisi e Ancona a 8 punti. Vediamo anche in questa casa le immagini della sconfitta 6-8-5-9 della Madrena Vision a Viareggio. Y'all ready for this? I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. You say space will make it better, and time will make it heal. I won't be lost forever, and soon I wouldn't feel like I'm haunted or falling. If I lose control, if I'm lying here, who will you take? E insomma, tanto amaro in bocca, Coach Terrasi, perché se pensi, insomma, 13 su 25 ai liberi, hai perso di 9. La Maddalena poteva fare sicuramente meglio. Non bastano i 18 punti di Costanza Verona per la Maddalena Vision. Adesso la corsa playoff ovviamente non è assolutamente in pericolo, perché il quarto posto e il quinto posto insomma è tranquillo. Per quanto riguarda invece il piazzamento, quindi il fattore campo, anche nel primo turno cambia qualcosa. Gli appuntamenti, perché ci sarà l'ultimo turno di A2 da giocare, lo farà in casa la Madrena Vision proprio contro l'Arena Irpino sabato alle 21, ingresso come sempre gratuito, andiamo a sostenere il Verga Palermo nell'ultima giornata prima dei playoff e poi anche nei playoff. Cuscatena Green Basket sabato alle 19 al Palacus di Catania, sono le ultime battute per il Green che non proseguirà la sua stagione dopo la fine del campionato di stagione regolare. Stella Azzurra Viterbo Aquila Palermo sabato, domenica, scusate, ovviamente domenica alle 18, c'è un errore nella grafica che ho curato io, quindi l'errore è mio, Coach Terrasi, al Palamalè di Viterbo, l'ho scritto bene però il palazzetto. Una partita sicuramente non facile, Coach Terrasi, le ultime battute, però Aquila deve, come abbiamo
abbiamo detto poc'anzi, cercare di vincere tutte quelle che mancano, insomma. Sì, l'obiettivo è sicuramente quello di arrivare terzi, quindi sin da domenica vincere per poi vincere in casa con Fondi e giocarci tutto a Cassino. E vedremo se sarà così, poi playoff che vi invitiamo a seguire. Ovviamente io ringrazio e saluto coach Giuseppe Terrasi, allenatore e ovviamente consigliere regionale FIP per essere stato con noi, penso che tu ti sia divertito, ti ho trattato bene. Assolutamente sì. Non ti ho offerto niente, ora ringrazio. Non mi spiego ancora il mio 19° posto. Però. Ancora col 19° posto. Ci siamo puntata, però il dolce è dolcis in fundo, quindi si è arrivato verso la fine. Ancora non è finita la nostra stagione, però. Vabbè. Un po' a metà, va bene. Vabbè, polemica. Vedremo l'anno prossimo. Polemica da parte. Speriamo. Vedremo come mi tratti l'anno prossimo. Polemica di Terrasi nel finale. Io ringrazio e saluto tutti voi. Ringrazio la regia. Quest'oggi di Claudio Autore, quindi vi rinnoviamo l'appuntamento per quanto riguarda anche giovedì prossimo con Overtime, le partite di Aquila Palermo su CTS Azzurra Channel, lunedì alle 21.30 su CTS Canale 90, martedì alle 21.30 su Azzurra Canale 74, tutto questo su www.ctstv.it. Alla prossima e buon basket a tutti! For this.